Giga Gaudia. È il nome della società che raccoglie il lavoro di questi anni. Il nome significa grandi felicità o gigantesche gioie. Non credevo che trovare il nome per un'impresa fosse un'impresa. Il nome Giga Gaudia è un ponte tra l'inglese col termine giga, ampiamente usato nel contesto information technology, il futuro, e il latino, che è la storia di questa parte del mondo, così ho l'opportunità già nel nome di chiarire come intendo costruire il futuro. Il futuro deve avere memoria del passato per essere un futuro portatore di grandi gioie. Il nome dell'impresa dovrebbe avere anche degli aspetti propri di chi la crea. In questo caso il signor G è il mio papà. Un impiegato medaglia d'oro aziendale, la signora Ga è mia mamma. Un'impavida ditta individuale, due campioni di virtù instancabili nel lavoro e dal cuore d'oro in famiglia. I Gaudia per me sono quei momenti domestici in cui c'era una felicità inusuale che non ho più provato nella vita. Tipo mia mamma che mi asciuga i capelli quando ero un bimbo. Io e mia mamma che dormiamo sul divano, lei che si vuole alzare per tornare a lavorare, e io la stringo di più come un koala per non farla andare via e ridiamo a crepapelle. Le meravigliose rose del giardino di mia mamma che trasmettevano grazia. L'uva della vigna di mio nonno buonissima. Paolo Rossi che segna e andiamo in vantaggio e mio padre che mi abbraccia forte. Mia zia che entra in punta di piedi nel salotto e chiede se stiamo vincendo. Tardelli raddoppia e mio padre urla gol e mia zia ormai sorda che intuisce che stiamo vincendo. Altobelli, che insacca una rasoiata e mio padre mi solleva sopra la testa e grida «Campioni del mondo!». Io, che sono pieno di gioia, anche se non so ancora cosa significa bene la parola «mondo». Delle gigantesche felicità, che auguro ai familiari, agli amici, ai nostri collaboratori e a tutte le persone che avranno la bontà, la pazienza e il piacere di diventare nostri clienti. Grandi gioie a tutti voi!